Ecco, guarda, ci si è vicino. Sì, praticamente è quello un po' il... Meteora perché ha aperto Free Solo a vista. Non ho fatto molte scalate così. Il Free Solo così. In apertura. Sì, beh, non è fatto Free Solo, molto, Free Solo in apertura. Stile che... Ma guarda che è uno stile... Ma... Cioè non capisco quasi, ma io abbandono... Ciao a tutti, siamo qua per un'altra puntata del podcast Parole Verticale dei Ragni di Lecco. Abbiamo altri due ospiti di una certa rilevanza per l'argomento. L'argomento è la Sud della Marmolada. Maurizio Giordani e Rolando Larker, nomi che erano immediati e che sono stati suggeriti anche immediatamente da Matteo Della Bordella. E peraltro una cosa bella è che ciascuno poi ha suggerito il nome dell'altro fra voi due, quindi evidentemente abbiamo scelto i nomi giusti. Allora, come al solito andiamo un po' a ruota libera, però mettiamoci nelle panni di uno spettatore che o ascolterà su Spotify o vedrà su YouTube questa chiacchierata. Spieghiamo anzitutto cos'è una big wall, che tu ne hai salite tante in giro per il mondo, perché la Marmolada si differenzia da una parete alta, per dire, 300-400 metri, prima di entrare proprio in oggetto. Cos'è che fa della Marmolada una big wall e forse la parete più importante di calcare di tutto l'arco alpino? Tocca a me rispondere. Sì, poi loro gli facciamo le domande più sono più sicuro interessanti. Che nessuno di loro due l'ha mai chiamata big wall. Ecco, questo è già una grande parete. No, la grande scogliera. Esatto. Sì, no, beh, wall, sì. Diciamo che senza dubbio in Dolomiti o nelle Alpi, cioè la Marmolada spicca perché è veramente la regina delle pareti, la Sud della Marmolada. Sono 900-1000 metri a seconda del punto dove vuoi prendere l'altezza, è larga 4 km o anche di più se non sbaglio, e l'altezza arriva ai 1000 metri e quindi questo già rende l'idea delle dimensioni della parete, del numero di tiri che sei costretto a fare per salirla e anche delle vie che ci sono, cioè big wall, grande parete, il nome si spiega da solo. No, io mi ero fatto la mia autodefinizione che in generale big wall è quando il bivacco è quasi sempre cioè quasi sempre necessario per uno che si approccia la prima volta o comunque uscire in giornata è molto difficile, quindi... No, no, è un termine adeguato, però associarlo alle Dolomiti mi stride big wall, lo associo a Yosemite. Sì, è più yosemitiana. Penso a una parete di granito, non so perché o per cosa, quando nomino... Ma chi è che ha avuto... Adesso vi interrogo sulla storia, prima di entrare... chi è che ha avuto per primo l'idea di andare a scalare una parete così alta? No, non ho studiato io la storia. Allora, chiediamo a Maurizio. Probabilmente sarà il più vecchio. Perché qui ci sono tre generazioni di marmolada. La marmolada dell'altro ieri, quella dello ieri, quella di oggi. Manca forse quella del domani. Non lo so. Però... Sì, già oggi lui comincia a chiamarlo vecchio. No, appunto, è per quello che ti dico. Che servirebbe anche quella del domani, però... sì, diciamo che il più vecchio sono io, ma probabilmente, sicuramente parliamo del... Di poco, comunque il più vecchio. Beh, qualcosina, 1980, quindi la prima salita in Marmolada. Io ho cominciato ad arrampicare nel 78-79 col corso Roccia, quindi ero agli inizi anch'io della mia attività. Quindi tardi rispetto a altre pareti dolomitiche. Dopo 18 anni, perché prima non se ne poteva parlare, in famiglia non si poteva scalare perché era pericoloso. Tu però in generale rispetto ad altre pareti dolomitiche sei iniziato tardi a scalare del... No, lui è iniziato nel 1980. No, io ho capito il tuo... No, la domanda invece storicamente la prima via la 120 anni fa. La Bettega Thomas. La Bettega Thomas. No? Okay. E poi la Wienhazer del che anno era 1930 degli anni 30 sono state lui Wienhazer, Soldati, Castiglioni, gli anni, sì, parliamo di quasi 100 anni fa. Anzi, la prima è antecedente, la prima salita di 100 anni fa, e quindi e poi le altre in successione, ma all'inizio, ai primi anni, se ne però parla poco. Però il grande impulso via. Che ha avuto l'ha avuto dopo il 1980. Dopo l'80, no? Sì, dopo l'80. Sì. Il grande impulso. Impulso vuol dire... Cioè, altre pareti avevano già molto più carico di storia, cioè come se fosse più difficile, no? Approcciare. È la conformazione. È la più difficile parete. È la compattezza della parete che...
che non ci sono, cioè ci sono le linee logiche, ma linee logiche la roccia era migliore piuttosto in civetta che su che altri gruppi dolomiti, perché le linee logiche la roccia non è il massimo, insomma, la trovi fuori da linee logiche la roccia top. E allora all'epoca, con i mezzi che avevano, se vuoi fare un paragone abbastanza facile, ci sono circa 200 vie, 200 itinerari in Marmolada, e ce n'è uno che non arriva al sesto grado, che è la Thomason, era normale. Quindi, gli altri 199 vie arrivano al sesto grado e lo superano, quindi di facile praticamente non c'è nulla. Questo influenzava, ha rallentato l'evoluzione all'inizio. Solo insomma, Micheluzzi, Vinazzi, sono quelli bravi, forti, potevano adocchiare la Marmolada e andarci. Anche perché in Marmolada, alla fine di Riffo di Raffa, devi andare un po' in libero, no? Su questa, dove la parete. La caratteristica della roccia è proprio quella, non è una roccia che accetta i chiodi in maniera esagerata, generosa. Quindi devi un po' guadagnartela la salita in qualche modo, e questo ha influenzato un po' l'evoluzione, ovviamente, l'ha rallentata se non altro. Dopodiché, se vai a vedere i nomi di chi ha scalato in Marmolada nella storia, trovi solo nomi di un certo livello, insomma. Ecco. Le prime aperture sono personaggi, insomma. È una parete noti. Elitaria, via. Sicuramente sì. E tu sei... Allora come oggi, non è che è cambiato granché. E tu sei andato lì all'età, hai detto, di 20 anni? Sì, praticamente sì, avevo 20 anni. Ma perché era la più vicina a casa, o era perché era la più bella o la più difficile? Allora, primo perché era la più importante, poi anche per una questione di messaggi storici che mi arrivavano da chi mi circondava, perché io sono nato a Rovereto. Rovereto è un po' la culla, diciamo, dell'alpinismo roveretano, parla di Marmolada. C'era Martini, Aste, Maffei, Frizera, Leoni, cioè avevamo un po'. Erano tutti di Rovereto. Tutti i nostri amici erano di Rovereto, e Marmolada ha fatto un po' la loro storia. Quindi... Cioè, se andavi da un'altra parte saresti stato etichettato come uno sfigato. Poteva essere. Alla fine è stata quella la scelta. Vorrei andare al cinema. No. Poi, ovviamente, ci vai per curiosità. La prima via che ho fatto è stata la Micheluzzi, la seconda via la Wienhasser. Poi la Soldà, cioè prima andavi a assaggiare ovviamente le classiche e dopodiché quando ci metti le mani non la scordi più e ci torni, è come la Patagonia, la Marmolada, ti chiama a tornare. E tu invece quando hai iniziato? Quando è stata... Io la prima volta che ci ho scalato è stata l'85 e non c'ero mai stato, e ci sono stato in 2 giorni consecutivi in cima. Ah sì? Sì, il primo giorno facendo Svalbensvans e Don Quixote la parte sopra, il giorno dopo io facevo militare, ero alla scuola alpina di Moina. In quel periodo Luigi Oscar Scalfaro, quello che è stato presidente nazionale, all'epoca era ministro degli interni e alloggiava alla scuola alpina di Moina. Sono tornato dopo la salita di Don Quixote, che insomma avevo 19 anni, e la sera cercavano qualcuno in caserma che accompagnasse Marianna, la figlia di Scalfaro, del presidente in Marmolada. E sei qui invece di avere una villa vista Colosseo. L'hai accompagnata male. Ero con Beppi De Francesco, che era, non era più in servizio, però era in pensione, ma era sempre della scuola alpina di Moena, era un poliziotto anche lui, era della scuola. Eravamo io, lui e un altro istruttore della scuola, e l'abbiamo accompagnato dalla Nord a Punta Penia. Ecco, la mia esperienza con 2 giorni, il giorno dopo era stata dura perché era provato. Qual è stata la svolta che ha fatto entrare la Sud della Marmolada, diciamo, sulla bocca di tutti rispetto ad altre pareti? Ma io, negli anni 80 c'è stata la spinta migliore, diciamo, nell'evoluzione dell'alpinismo, dell'arrampicata. Che si stava allargando la scala delle difficoltà all'inizio degli anni 80 è stata la spinta migliore. Dopodiché però un po' tutta la storia della Marmolada ha qualcosa di importante da raccontare, anche prima e soprattutto anche dopo. Come quantità, però, se concentriamo il numero delle realizzazioni, soprattutto delle vie nuove fatte da Marie Acker in poi, ce ne sono tantissime, da Igor Kohler, ce ne sono tantissime dal 78-79 fino al 90-95. La quantità.
Beh, l'avventura arrampicata libera, insomma, penso che. Sì. Ma qual è stata la via che ha dato? C'è una via in particolare che ha dato il via? Cioè, famose... Kohler è arrivato lì perché per caso o perché già attirato perché era stato aperto? Kohler era già stato lì nel 73 con la via Slovacchia, aveva già aperto una via, era già stato in Marmolada, ma in quegli anni là non è che si poteva spostare facilmente, c'era ancora il muro, diciamo, nell'est, quindi non si riusciva a passare facilmente. Quindi quando poteva venire, poi è venuto nell'81 quando ha aperto il Pesce. Quella è stata un po' la svolta forse più importante, che ha reso famosissima nel mondo la Marmolada, soprattutto per una via storica come questa. Nell'82 c'è stato anche Tempi Moderni di Mariacher, che ha comunque segnato una grandissima realizzazione rimasta nella storia dell'alpinismo. Ne parlavano stato il punto di tutte le riviste, cioè, ne parlavano tutti, perché altri, poi insomma eccetera. Non subito, perché sì, sono, diciamo, dovute arrivare le prime ripetizioni. Sì, diciamo che essendo più abbordabile Tempi Moderni è stata subito ripetuta, però probabilmente se ne è parlato tutta, subito tu, cioè, il Pesce poi è stato rivalutato. Ma il dopo primo, con le ripetizioni. Ma il primo tentativo di ripetizione non è stato, o sbaglio, di Beat Kammerlander? Che quindi no, è stato mio il primo tentativo. In che anno? Nell'84, in inverno. Ok. Poi nell'85 sono arrivate le prime ripetizioni. No, ma lui tentò di ripeterla. Ma il Pesce? Sì. Scusa, il primo tentativo non era quello con Manolo e Mariacher, Luisa Iovani? Allora, io quando adesso no... Sì, nell'84. Ah, ecco. Nell'estate dell'84, ma io nella primavera dell'84 ero stato a tentare il Pesce, ero arrivato alla nicchia. Magari ricordo male, ma mi sembra che il Beat Kammerlander andò prima anche del tentativo. Magari non lo sapeva, questo non lo sa nessuno. Questo non te lo so dire, non lo so. No, me l'aveva detto a me durante l'intervista di Uomini e Pareti, che poi arrivò il temporale e lasciò là un... Il bong, c'è il famoso bong. Sì. Suma dove sì, inizia le placche, con la parte bassa. Sì, infatti, e quindi se l'aveva saputo, evidentemente. Famoso, dopo dire la data, in quegli anni è. Là ci sono differenze di mesi, secondo me. Sì, magari sì, di poco. Beh, no? Dio, nell'84 era giovane Beat. Sì, era giovanissimo. Ragazzo. 20 anni, c'è vero. Sì, non di più. Beh, ma poi sono andati poco. Poco dopo erano andati anche i fratelli. Ne avevo io 19. Beh, lui è del 56 o 58. Quindi... Sì, più o meno come lui. Okay. Sì. Che poi da ragazzini erano andati 56 anche... anni avevo. Ah, ok, allora. Erano finiti sulla su della Marmolada appena dopo l'85-86 anche i fratelli Huber, che erano ragazzini sulla tua ma anche sul Pesce erano andati erano andati prima sul Pesce e poi su Fortuna anche avevano bivaccato su Incendia sul Pesce ed erano ragazzini quindi vuol dire che si era diffuso un po' in tutta Europa, no? Perché si erano venuti dall'Austria e dalla Germania per ripetere. C'era il passaparola, no? di queste vie importanti che erano state aperte da personaggi importanti. E quindi io ero più giovane di loro, quindi ero curioso, andavo ad assaggiare quello che avevano fatto. E per quello che sono. E poi su quello scudo lì, poi ho capito, perché lo vedevano tutti quello scudo lì, lo conoscevano tutti. Pensare che c'era un percorso che lo superava inclusiva, insomma, perché c'era anche c'è il discorso come colpo fatto d'occhio, l'estetica che vedi, che ti prende anche e ti incuriosisce. Aveva fatto la prima ripetizione, poi l'aveva fatta alla fine Mariacher con Manolo, la Iovana e Pederiva. Ripetizione nell'85 o tentativo? No, tentativo, ma anche la prima ripetizione nell'85, poi l'hanno ripetuta. E io era andato anche nella ripetizione, non sono mica sicuro. Secondo me lui ci è andato soltanto nel tentativo. No. Hanno fatto la ripetizione, te lo garantisco. Tu hai fatto la prima solitaria? No, la prima invernale l'ho fatta nell'86, subito dopo Mariacher. Poi hai fatto anche la solitaria però, no? E poi ho fatto la solitaria nel 90. Ah, vedi, quindi hai fatto sia la prima solitaria che la prima invernale. Sì.
Volevi avere il curriculum completo. E la sfida invernale? Ero curioso, ero sempre stato curioso di andare ad assaggiare quello che avevano fatto gli altri. Come andavo a fare le vie di Vinazza, di Soldà, di Aste. Era un inverno un po' più freddo di questo, mi sa. L'86 era grande freddo, sì. Ecco, abbiamo pegato 5 giorni con una bella nevicata in mezzo e ci ha fermati un giorno e una notte fermi. Con chi eri? Ero con Cipriani e Zenati, due amici con quali scalavo a quei tempi un po' spesso, insomma. È stata una grande avventura perché poi insomma ce la siamo guadagnata, insomma, perché l'inverno era serio e la via ricordo esattamente c'erano 5 chiodi in parete in tutta la via, avevo trovato gli unici 5 chiodi che aveva lasciato Kohler, quindi l'abbiamo anche dovuta cercare perché non era facile individuarla, sì. Sta neve sta in mezzo a queste placche lisce e poi anche per noi eravamo un po' all'inizio diciamo dell'esplorazione, delle grandi esplorazioni, delle grandi vie della Marmolada, insomma. Sì, come ti proteggevi? Ah, con quello che c'era, qualche friend, qualche chiodo. I famosi tricam, però chiodo, ne sapevi l'esistenza? Pochi. Il tricam ne sapevo dell'esistenza, ma non li usavo ancora. Me l'aveva detto Igor, perché con Igor poi siamo diventati amici, ci vedevamo spesso. Lui consigliava alcune stratagemmi. Anche il cliff, l'abbiamo inventato lì. Il cliffhanger all'inizio non sapevamo nemmeno come fosse, le prime vie nuove in Marmolada, io stavo arrampicando con gli scarponi a sola rigida, con la lama d'acciaio dentro, non eravamo ancora passati alle scarpette d'arrampicata. Oh, giù, su quella pacca lì. Fino all'83. Riesci a avere gli scarpette. Fino all'83. Spero. Avevamo gli scarponi fino all'83, poi avevamo passato. Un po' in ritardo, però. Le scarpette cominciavano già a usare un po' prima. Ma guarda, che proprio per questo motivo qua ero influenzato, no? dal mondo del cerchio alpinismo, dell'ambiente roveretano. Era importante, però, forse in quegli anni là non era proprio all'avanguardia. Anzi, no, certo, era molto, molto attaccato alle tradizioni, al vecchio modo di muoversi. No? L'evoluzione è stata lenta, la nostra, proprio perché. Come spesso capita, ci riferivamo a questi personaggi dopo. Che comunque non c'era questa velocità di evoluzione, noi ci siamo adeguati, insomma, io imparavo da chi arrivava prima e mi insegnavano quello che avevano imparato loro e quindi l'evoluzione è arrivata dopo quando cominci a guardarti intorno capisci che ci sono altri modi e poi erano tutti personaggi tosti sì certo non potevano neanche farle vedere c'è una gerarchia, penso, io l'ho vissuta. Rispondo, li ho conosciuti un po', però erano dei personaggi con un caratterino, tutti belli, tosti, insomma. Sì, ma no, ma anche è piacevole questo contatto con quel mondo. Noi eravamo ragazzini e confronto, insomma, se vai con un aste, con Maffei, andavamo ad allenarci in Vascodella la sera, no? Dopo lavoro si andava su 2 ore e c'erano sempre loro che comunque si allenavano anche loro per le salite dolomitiche. Noi ci mettevamo in fila. Seguivamo un po' i traversi della Vascodella per allenarci e ci davano i consigli. Io mi ricordo Feo che ci diceva: Maurizio, guarda che lo scarpone a suola rigida va benissimo, però lo devi impermeabilizzare perché se prendi la nevicata ti bagni i piedi. Quindi mi insegnava come andare a pennellare, diciamo, di impermeabilizzante gli scarponi a caldo, e allora a casa mi inventavo queste cose. Andavo a sciogliere la sciolina degli sci per pennellare lo scarpone, perché poi quando andavo in Marmolada e arrivava la nevicata non mi si bagnassero i piedi. E questi erano un po' gli insegnamenti che arrivavano prima che poi ci liberassimo un po' da questo. Io lo chiamavo anche il peso della tradizione, perché sì, ci dava esperienza, consigli. Anni, ma dovevano essere periodi, perché anche nel periodo Ragni, anni 70 e 80, dalle assemblee che volavano le sedie, ci hanno sempre detto, c'era comunque una gerarchia, come l'ha chiamata lui. Un bello stacco netto tra gli anni 70 e gli 80. Insomma, no? Sì. Dopo, chiaramente, ognuno dopo andava a prendere, però all'inizio l'imprinting era quello che seguivi, anche perché eri tu che rubavi. Avevi bisogno di informazioni, di imparare, che dopo prendi la tua strada, però comunque un'inquadrata. Tu però dopo aver accompagnato la figlia del presidente invece di fare carriera politica, no, voglio aggiungere una cosa dei friend che ha detto lui, che ha parlato di friend, perché tutti si immaginano i friend
attuali. No, i friend che usava lui erano friend. Non erano omologati, diciamo, mi sa. Ma no, forse erano omologati, potevano essere. Cioè, erano venduti o autocostruiti? Mi sembra che erano gli anni all'inizio. I Wild Country erano, che giravano i primi anni. Nemmeno mi ricordo, anche perché... I primi che giravano sono arrivati... Ma leva rigida, tardi. Cioè non è che come adesso metti un, c'è un buco in marmolata. Leva rigida. Metti dentro il tuo friend e dici... Sono tranquillo, cioè. Era dei friend. Se saltavi, saltavano. Sì, ma non era gradito dalla fessura. Sì, ecco, insomma, no, era giusto per puntualizzare il discorso. Sei mai caduto su uno di quei friend? No. Quindi è classico cosa, guardare e non toccare. Sono caduto poche volte. Sono caduto, l'unica volta che sono caduto seriamente era una clessidra e ha tenuto. Per fortuna. Che anch'io sull'unica via. Era fatto con lui in marmolata, sono caduto. È uscito il friend e aveva tenuto la clessidrina, ti ricordi? Sì. 35 metri di volo, però sono abbastanza. No, io la clessidrina su specchio. Su specchio. Ah sì? Mm-hmm. Che era tuo poi, no? Sì, 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 sì. Era in apertura. E invece la tua prima via, Rolando, qual è stata? In marmolada. Non... Sì, Don Chisciotte, allora, in quegli anni là... conoscevo lui, ma ero in contatto tanto con Heinz Mariacher perché ero a Moena, andavo a San Nicolò e così, e allora avevo chiesto consiglio a lui, avevo fatto Svalbesvans sotto. Ah, poi, già l'hai detto prima. Sì, e poi dopo mi ero buttato su Don Chisciotte, ma attraversando dall'alto in placca per prendere le parti più... È una combinazione magnifica, più bella. Svalbesvans, poi traversi, prendi Don Chisciotte, fai i tiri più belli della parte alta. Eri un esteta o l'hai fatto a caso? Non si sa. No, a caso. Cercavo sempre ho sempre cercato la roccia più compatta, più avevi bella. Già una mentalità da arrampicatore in libera, trasformato. No, avevo già l'idea... Sì, mi piaceva a cercare roccia bella di qualità. Anche perché tu forse facevi già tanta falesia, no? Quelle poche falesie che c'erano. Sì, facevo già falesia, sì. Quindi cercavi la roccia bella. Cercavo di andare a fare una via marmolada e contemporaneamente divertirmi per scalare, perché quello mi piaceva. E intanto alzavi il livello in falesia. Eri tra i primi, no? Ma sì, nell'85, sì. Andavo regolarmente in falesia, ho iniziato a chiudare già qualche monotiro in falesia, così. Sì, io sono nato, come dico sempre, sono nato alpinista, perché all'epoca io ho iniziato nell'81 a scalare, esisteva. Tutti, sì, c'era solo alpinismo. Poi ho vissuto gli inizi, perché il mio primo tiro in falesia poi l'ho fatto nell'84, in primavera, e praticamente era un anno... che andavo in falesia, era poco più di un anno quando ho fatto Svalbesvans con Don Chisciotte. E poi dopo, tempi moderni, anni dopo, perché quell'anno lì ho fatto solo quella salita là. Come l'avevi trovata, tempi moderni? Spieghiamo anzi la differenza fra il pesce e tempi moderni, c'è stata anche un'etica di apertura diversa, no? Molto diverso. Ah beh sì. Perché Maria che l'aveva voluto puntualizzare questa cosa, che le difficoltà del pesce erano superiori, però a tempi moderni era stata aperta senza l'uso dell'artificiale. Questo mi ricordo che l'avevo letto ai tempi, come diceva Maria, che anche lui aveva il caratterino che puntualizzava tutto. Sì, era una linea. Io queste cose le ho lette 10 anni dopo, quando iniziai a scalare, e lui aveva proprio detto... Una via è stata aperta il pesce con l'ottica di arrivare in cima, e scendendo anche ai compromessi dell'artificiale. L'altra è stata aperta con la concezione di salire in libera e basta. Sapevi questa differenza te? Beh, sì, la sapevo. No, che c'era stata ai tempi una discussione. No, sì, sapevo che Maria... So che le scelte erano diverse, insomma, erano concezioni diverse di alpinismo. Sì. In che anno l'ha aperta dei più moderni? 82. L'anno dopo del pesce. L'anno dopo del pesce. E dopo, chiaramente, parliamo di un Mariacre che era all'epoca all'avanguardia del discorso della nascente arrampicata sportiva, insomma. Però tu avevi preferito andare prima su tempi moderni, perché tu il pesce l'hai fatto molti anni dopo, no? Sì, l'ho fatto molti anni dopo, anche perché dopo ci sono state varie vicissitudini, ho avuto un incidente su una sua via, su Fortuna,
e dopo ho dovuto, ho avuto bisogno di anni per riapprocciarmi a... Avevo letto una tua intervista, ti era andata bene su Fortuna. Sì, sì, benissimo. No, era Fortuna, sì, Fortuna. Sì, Fortuna. Che hai ripetuto, sì, non completamente. Fino alla Cengia l'ho ripetuta. D'inverno, l'unica volta che sono stato d'inverno in Marmolada. Era inverno, me lo ricordo. Sì, con Luca Moroni. Sì, siamo andati fino alla Cengia, poi siamo usciti dai Cammini del Pesce. È una via, beh, Fortuna. Insomma, è una via, beh, una aveva avuto qualche ripetizione, no? Sì, sì. Uber, l'avevano ripetuta. Uber l'ha ripetuta Paolo Leone, Paolo con Leone. E poi è caduta nel dimenticatoio. Sì. Cioè, comunque, già quando eravamo andati noi lì, che era il 2015, secondo me erano anni che non ci metteva le mani nessuno. Come mai? Beh, è una via comunque difficile, è una via psicologica, ingaggiosa, su uno stile che non piace alla gente oggi, secondo me. Cioè una sono cambiati un po' i tempi, sì, non conta me. Niente, cioè, puoi anche 10 trazioni su 2 cm, esatto, tenere 67 kg sull'attacco del Bismeg, come abbiamo visto prima nel video, vai giù. Che su Fortuna se non sai usare i piedi, non sai scalare, non te ne fai nulla. Sono più di testa che di fisico, tante vie della Marmolada, di tecnica, di piede. Il problema dell'evoluzione dell'alpinismo degli ultimi anni è che ha rovinato la testa in funzione della forza fisica, no? E quindi si è sbilanciato un po' tutto verso il fisico, dimenticando l'importanza della concentrazione, del sapersi muovere un po' sicuri anche su difficoltà minori, però dove la testa conta. E questo ha chiuso la possibilità a certe porte di essere aperte. Tante vie belle, bellissime della Marmolada sono ancora da ripetere. Ed è un peccato, però non siamo più abituati ormai a quel tipo di alpinismo. Secondo me è questo il motivo, non so se la pensi così. Sì, è comunque andato un po' in un'altra direzione. L'arrampicata, se ci pensi, anche tra i giovani... C'è ancora qualcuno che va a scalare in Marmolada, però siamo stati di recente, io e Maurizio, a settembre, che abbiamo iniziato ad aprire una nuova via assieme anche con Max Faletti. Quante ne trovate, ricordate? C'era praticamente delle giornate perfette. E non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Sì, ma è un calo generazionale proprio, sì, cioè. Non solo la Marmolada in sé, in tutte le Dolomiti, tutte le multipi, tutte le pareti. Si sono svuotate, ci sono alcuni, la sì, Marmolada in sé un po' ancora... Oddio, sulle tre cime un po' di gente la trova, sì, sulle tre cime la trovi, però dai. È un po' un periodo, ma sono rimasti 10 anni fa il povero, cioè quando c'era Auer attivo, ma sì, ma c'era molto più gente. È un periodo di questi ultimi secondo me pochi anni. Auer era la mosca bianca del periodo, comunque, sì. Perché non ce n'erano tanti, comunque come lui. Era lui scemando, che perché anche quando, cioè io mi ricordo anche 10-15 anni fa, anche quando eravamo andati noi, non è che c'era il rifugio pieno di scalatori. Invece mi raccontava Maurizio che negli anni 80 e 90 mettevano la gente a dormire sulle panche, no? Cioè io sta cosa il sabato, la domenica andavi al Falier, dormivi 50 persone che dormivano te, che avevano detto, ma in tutte le Dolomiti questo era e anche in tutte le Dolomiti, in tutte le Dolomiti, cioè dovevi la mattina partire prima di nascosto per non trovarti la cordata davanti. Adesso la Marmolada secondo me rimane ancora per il nome che ha, per la qualità, che rimane ancora uno dei posti frequentati. Chiaramente dopo il 90% sono su Don Chisciotti, la Binazer, sì, le vie solite, quelle solite, però è ancora un posto che ci sono dei rifugi, è un rifugio che ancora lavora tanto con gli scalatori, perché gli altri rifugi non sono neanche, più abituati a darti la colazione la mattina presto. Però quello che mi chiedo è, non so se è un'idea mia, ma penso che la condividete, La scalata in Marmolada è la più bella scalata che puoi immaginarti. Non ci sono tanti modi di scalare più belli nel mondo, come tipo di roccia, come caratteristica, come qualità di roccia, cioè dove è che trovi una roccia così? Non è uguali, cioè dove la vai a trovare però, una roccia così? Eppure l'arrampicare è quello, però dopo c'è l'impegno sia fisico che psicologico che taglia le gambe. Parte non è tirare quattro prese smagnesate, andare su quella parete lì e poi c'è anche una lunghezza importante, insomma, che sì, che fa anche tanto la che intimorisce. Poi insieme a te, cioè in apertura, quindi eri attivissimo te, anni 80, se non erro anche Renzo Vetto, correggimi perché io so storie da una parte e dall'altra, ma non è che mi sono volutamente documentato, così almeno viene una chiacchierata vostra.
è partito anche Renzo Vettori, no, in quel periodo? Sì, anche lui è roveretano. Sì. Diciamo che prima che ha aperto un po' la strada della quantità anche di vie, c'è stato dell'esplorazione della parete, è stato Mario Acker con la Luisa che ha fatto un po' una decina di vie nuove, diciamo, in quel periodo là degli anni 80. Ah, così tanto non lo sapevo. Sì, 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 una decina. Sì, sì. E questo? Anche di più, forse. Anche di più? Non le ho contate come non ho contato dopo, le mie. E dopo guardiamo e dopo ci dai una sfogliata. Così tanto. Sono 100, 198 in tutta la parete. Aste ne ha aperte 4. No, Maria ha una decina, Cola ne ha aperte 15, mi sembra. Te? Io 50. Lui l'ha consumata. No, io un po' una decina. Roba, no. Beh, una decina. No, ma che decina? No, 5, 6. Quanti sono? Una. Te le sai. 6, dai. 3, 4, 5. 5. 5, ma insomma, che arrivano in cima, poi sono 3 che arrivano in cima. Vabbè. Cioè, dobbiamo fare la 200esima. Facciamo gli aprire qualcuno a 199esima, così noi facciamo la 200esima. Così facciamo la 200esima. Che non è rimasto tantissimo spazio, ma ce n'è spazio con un po' di fantasia. Era un periodo che, cioè, quando poi sei entrato nell'apertura, te, Vettori, Mariacher, a un certo punto succedeva che chi apriva non andava poi a ripetere le altre perché troppo impegnato nell'apertura. No, lo credo. Cioè, andavi contemporaneamente anche a ripetere. Io è vero che non ho aperto 50, ma ho ripetuto la gran parte anche delle altre, insomma. Non ho ripetuto le ultime sue, ma lui passava l'estate su. Io nell'80, sì, dell'80. Lui era su, fisso. E tu quando è che ci sei tornato? Ma io sono andato negli anni 80, finché avevo ripetuto, anche ho fatto la prima ripetizione della variante Atena, perché quegli anni là ci frequentavamo anche, e poi nel 90, nell'89 ho avuto un incidente su Fortuna, no? E da lì comunque con l'alpinismo proprio quello così tradizionale o comunque esposto ti sei fermato, mi sono fermato e poi mi sono riavvicinato negli anni successivi dopo, per quando ho fatto quel video, quando ho fatto il pesce, che erano andati a farlo, l'avevamo fatto a vista, era già il 90, no, era già il 2000, così dovrei guardare. Quindi sei stato lontano dalla parete una decina d'anni, sì, più o meno. Sì, sì, sicuro. Dopo, diciamo, sì, dall'89, poi sono tornato nel 94 quando ho iniziato, quando ho aperto quello che poi è diventato, sì, Coitus Interruptus nel 94, che il gesto sacrilego del primo trapano a motore in Marmolada. Sì, dopo sono ritornato come apritore per alcuni anni, ma non... Cosa dopo... ne avevi pensato te dell'arrivo del trapano? No, beh, ma io sono sempre stato aperto a qualsiasi esperienza, l'ho usato anch'io il trapano in Marmolada, non ho mai avuto tabù, devo essere sincero. Oggi, quando l'ha aperta? No, sono andato a ripeterla io alla via. No, coito? Sì. Ah, quando l'ha aperta? Sono andato su con Sergio Martini, sì, sì. Ah, non lo sapevo, con Sergio? Sì, sì. Ma sì. Dai. Non sappiamo. Non mi ricordo in che anno, ma subito dopo. Sì, sì, sì. Ah, sì. Subito dopo, sì, sì. No, no, io non sono mai stato contrario allo speed, devo essere sincero. Sono sempre stato contrario all'uso troppo sistematico, quello sì, però per me un chiodo normale, uno spit, è la stessa cosa, è un pezzo di metallo che quindi ti permette Italia, di andare su. No, però c'è una differenza abissale tra lo spit messo a mano e lo spit messo col trap, cioè comunque è una differenza, sì, grossa, no? Almeno per, cioè, se ma provi a livello di impegno tutti e due ne metti di qualcuno in meno perché sì, ti fai il culo, no, però pensi un po' prima di sì, devo anche aggiungere, io una via ho fatto con te, devo anche aggiungere, c'è differenza fra speed e speed, perché quando ho visto lo speed di Fram, se ti ricordi, era un po' vecchio. No, era una la lattina della Coca-Cola, quello non si chiamava, era del 6 massimo con no, la no, no, non puoi, no, si usava l'8, no, dell'8. Era dell'8 con la cosa lì. A mano si usava l'8 a quei tempi. Era una plachetta d'alluminio. C'era una plachetta d'alluminio, l'ho vista, ho detto vabbè, me lo ricordo quello di Fram, però era uno speed, sì. Ma lui ha detto è uno dei sette spiglieri, era partito su sto tiro, ma questo non era un rebatino, sì, è mezzo rivetto. Ma infatti io non l'avevo etichettato, no, come poi lui mi ha detto è uno dei sette spit, ah sì,
su Fram, io mi ricordo che c'è una, non è uno spit, è una porcheria che c'è lì. Ma cioè, dell'otto quello lì? No. Va bene. Però fino all'88-89 si usava ancora sì, le, il bulino comunque, con beh, l'otto. Era molto diverso. Beh, no, certo. Vabbè, sicuro. È arrivato il Bosch. Vabbè, era già arrivato nell'85, poi insomma, il primo trapano elettrico. Arrivato. Forse in Marmolada no? No, in Marmolada no, in Marmolada penso di essere stato nel 94. Quali fra queste vie sono diventate, diciamo, il pesce lo sappiamo, perché ha avuto, il pesce direi forse mediaticamente è diventato il più famoso, la via più famosa. No? Ma in quegli anni là ce n'erano diverse vie che venivano ripetute, negli anni 80, 90, fino al 2000 diciamo, comunque c'era fermento di andare a cercare le vie belle della Marmolada, anche le vie non tanto ripetute. C'era Marco Anghileri che frequentava tantissimo in quegli anni là. Beh, lui era, è stato uno dei primi a metterci le mani sulle vie dure, diciamo, Rolando. Io me lo ricordo, cioè l'immagine era quello dell'Auer dei nostri tempi, cioè quello che va a cercare lui. Non le sole. Sì, certo, lui andava a cercare le vie ingaggianti, le vie impegnative. Non da fare solo classiche, e Auer faceva la stessa cosa, era forse l'unico, uno dei pochi che si ingaggiava sulle vie importanti, oltre ad aprirle andava anche a ripetere le altre vie. Questo mi fa venire un aneddoto, no, perché il pesce quando bazzicavo prima dell'infortunio non andavo a farlo perché attentavo di fare prime ripetizioni, il pesce aveva già ripetizioni, provavo fortuna, ho provato 2 anni, sono salito una volta e poi l'anno successivo proprio con l'idea di ingaggiarti sulla prima ripetizione. Ero motivato, chiaramente 20 anni, ambizioso, certo. Io mi ricordo Rolando, noi eravamo su Tempi Moderni, la Rosanna, e ce l'avevo di fronte, lui stava tentando la prima ripetizione che poi l'ha fatta di Atena sì, e sono stato lì e penso che ci ha impiegato a fare il passaggio duro, sei stato lì a provare, e io lì che guardavo dico porco cane, quello non molla, della lama non molla, e dopo è riuscito a passare benissimo e ho detto ma guarda che cioè. C'avevo lì il testimone beh non so se ci vedevi ma sì, ero mi fate i complimenti su Tempi Moderni diverso, cioè, dico, e ti guardavo e ho anche le foto e dico magari non sai che lui ha le però, foto. Questo non me lo ricordo. Sì, ce l'ho le foto, anzi, si dovrebbe essere sul libro. Però eri ancora più spronato a non mollare, c'avevi cioè, il testimone. Vabbè, no, ti ha dato un più. No, e dicevo, guarda, finalmente qualcuno che va a mettere le mani su queste vie, che poi erano bellissime, vie con una roccia incredibile. Sì, bella, sì. Facci l'Olimpo sotto. E Olimpo poi non so neanche quante volte l'avranno fatta, ma poi in peso pochissime fino adesso, non che sappia io, non è una via straripetuta. No. Beh, all'epoca la ripetevano, all'epoca, dopo chiaramente... Marco Anghileri non era Marco Anghileri ha fatto l'invernale solitaria, ha fatto Marco su in Marmolada. E tu invece sei arrivato un po' dopo perché non eri nato. Sì, io cioè confronto a loro proprio grattato la superficie della Marmolada, no? Nel senso ho fatto molto meno, sarò stato una 15 di volte in totale. Vabbè, ma dopo non sono i numeri e la qualità che conta. Beh, poi nel senso io venendo da lontano mi sono sempre dedicato più che altro a ripetizioni, perché comunque una parete carica di storia con tante vie, appunto una parete lontana di cui avevo sempre sentito parlare, quindi per me è sempre stato comunque un bel riferimento la Marmolada, cioè io mi ricordo ci si allenava in funzione di andare in Marmolada, era un bel obiettivo. E l'obiettivo era le ripetizioni delle vie un po' difficili. La tua prima qual è stata? Un po' alla mia portata. Tuo esordio dove stai? L'esordio è stato sulla Vinazzer, e che in realtà... Quanti anni avevi? Avevo 17 anni. Con tuo papà? Sì, con mio papà, però il primo anno... No, forse 16 anni la prima volta e non siamo riusciti. Avevamo fatto 4 lotta titanica su, sì, perché non scalavamo neanche sul scalavamo sul quinto grado e poi eravamo tornati l'anno dopo, che era l'anno dopo, era il 2000, quando l'avevo fatto era il 2003, quindi che ci avevo 18-19 anni, e l'anno prima era la prima volta che non eravamo riusciti,
E poi nel 2004, l'anno dopo, quindi avevo fatto Tempi Moderni, e poi che l'avevamo fatta, cioè, anche Tempi Moderni noi l'avevamo fatta in giornata senza grandi problemi. Infatti mi sorprende a volte che sento di arrampicatori con dei gradi allucinanti che vanno a fare Tempi Moderni, magari ci mettono 2 giorni, o boh, per noi era normale andare a farla in giornata. E il pesce poi l'anno dopo, nel 2005, quindi è stato sì, un po' però probabilmente avevi un bel fiuto, perché un aneddoto che mi ha raccontato Manolo qualche anno fa, che lui è stato con un cliente e non frequentava la Marmolada da tantissimo, ma tipo 10 anni fa, va con un cliente e lui ha detto sì, vabbè, vado a fare, era andato a fare Tempi Moderni sto cliente, e lui aveva portato poca acqua e poi il materiale per tutte e due, con l'idea parto, vado, esco subito, e ha detto che a un certo punto aveva una sete incredibile perché l'acqua la doveva dare, si è perso in alto e ha detto me la sono vista brutta. Cioè comunque era una via che dovevi cercare, cioè non è che dovevi proprio partire. No, è da cercare, però nel senso, sì, per me, cioè una volta secondo me la maggior parte delle persone puntavano ad andare a fare in giornata, no? Sì, cioè, sì, adesso sì, sembra, certo, che quando parli di Tempi Moderni, se parli con i ragazzi di oggi, no, sembra che devi fare un bivacco. L'obiettivo era arrivare, cioè, su, io l'ho fatta con Andrea Vanni, ti ricordi Andrea Vanni? E prendere la di funivia. Bologna, sì. E andare su, prendere la funivia, la funivia l'ultima era alle 3, 2, alle 3. No, alle 4. Entro le 4 devi essere, sì, già veloce. Era riuscito a preso la funivia. Quello devi già andare, però. Erano già contenti, di non fatto invece, la scarpinata. Invece il pesce? Il pesce 2005. Il giorno del? 2005, il giorno prima del mio 21esimo compleanno. Sì, quindi l'avevo ancora fatto con mio papà. E, sì, era stato bellissimo. E sei uscito, okay, sei uscito a vista? In a quante vista ore? E eravamo in cima alle 7 di sera, avevamo attaccato, erano appunto, essendo il 3 luglio, le giornate erano lunghe, quindi fa che avevamo attaccato alle 6 di mattina o forse anche qualcosa prima, e quindi ci avevamo messo 15 ore. Sì. Eh no, era stato bello perché è stata una gran prestazione. A me mi ricordo, farla col papà, così era veramente che avevo sentito questa notizia di sto ragazzino, sì, che aveva fatto, sì, il pesce con papà a vista in giornata. Ma chi è che non aveva mai fatto, sì, un 7B a vista in falesia, fra l'altro, perché lui, questo voi non lo sapete, praticamente non sapeva chi fosse, e noi eravamo a scalare in falesia a Gaio, gennaio, febbraio, arriva sto qua che non si schioda, perché Gaion poi c'è un 6B, un 7A più duro, poi c'è un 7B un po' così, lui arriva, s'appende sul 7A più, s'appende sul 7B che ci sta benissimo, e poi vabbè gli facciamo delle domande, eccetera, no, voglio andare poi tra giugno e luglio a fare il pesce, no? E tutti, io ero più flessibile, sì, no? C'era il Paul Sprefico e il Franz, ho detto questo si va a no, sicuro, l'hanno segnato dopo, subito dopo quando ero uscito così c'era credito, stata all'inizio incredulità, no, cioè testimoni, il padre eccetera, e poi è da lì che poi ho voluto il suo numero di telefono per andare in mena, poi ho detto questo qua è uno è un buon in 5 mesi parte da non schiodarsi su 7A e poi è un puledro valido e aveva fatto il suo primo 7B a vista sul pesce. Che poi farla in 15 ore, andando a vedere i racconti anche quando c'era stato il film con Berore e Dringer che erano andati, mm-hmm, su pesci, i fratelli Pooh, quelli erano usciti. Cioè, sì, che poi in realtà se ho sbagliato il conto, in teoria 6 di mattina, 7 di sera sono 13 ore. 13 vabbè, ore, perché Berore e Dringer quando sì, sono usciti la sera, no, e anche i fratelli Pooh, quindi lui era andato veloce. Beh, sì, dopo c'è da dire che Berore e Dringer erano andati in tardo autunno con una, mi ricordo, che facevano il giro delle... hanno fatto tutto un percorso, sì, delle stavano Alpi, facendo il percorso. Era autunno, sì, inoltrato, sì, con una giornataccia anche, perché... Sì, che, ma perché dovevamo farlo in quel se percorso, se ci andassi adesso ci metterei di più, cioè, ah, sì? Ma no, perché lì devi un po' guardare tutto il contesto, era l'obiettivo della stagione, stramotivati per fare questa cosa, super entusiasti, cioè tu ormai sei in parabola ma no, dici... è che un conto dipende come ci vai, no? Come tutte le cose. Cioè, sì, io l'ho fatto slegato, ma se ci vado, no, slegato per gran parte, ma se ci vado adesso ci piego una settimana. Se ci vai, cambiano i tempi. In funzione anche che quello è l'obiettivo del tuo anno, una cosa che ci credi particolarmente, vuoi fare di tutto per fare quella via come era ai tempi, è un conto. Se ci vai come ci saranno andati Beroe e Lingé per fare una via, la piglia un po' più alla leggera, magari al mattino al rifugio ti alzi, sì, un po' dopo. C'è anche che sei responsabilizzato nel fatto.
Senti, poi è arrivata l'Arca Artigiani, hai voluto mettere il tuo nome proprio, oltre a... Lì ha avuto un bel impatto mediatico, eh? Beh, allora partiamo da Coitus. Se partiamo da Coitus, che quello è stato l'idea, era anche un periodo che dal cantiere della Val d'Ambiez con Danilo Bonvecchio avevamo aperto delle vie, che okay, avevamo un po' trovato la quadra di sto stile, e secondo noi, secondo me era eticamente a posto. E allora volevamo anche un po' divulgarlo al di fuori da cerchia del Brenta, e avevo chiesto a lui se nella zona di Specchio di Sara, lì a sinistra, dalla guida mi sembrava che ci fosse spazio, e ho detto, roccia compatta, roccia bella, sembrava l'ideale per lo stile con il tratto. Non ero contrario, se non mi sbaglio. Ho detto informazioni, ho detto, io volevo proprio anche proprio fare un discorso di promuoverlo, capito? E non sono i fatti che le propongono, con le chiacchiere non provano niente, sono proponendo delle vie che qualcuno va a ripetere, che poi lanci un messaggio, insomma. E poi lì ci saranno capiti male con Renzo Vettori. Perché io avevo iniziato un giorno, avevo messo aperto due tiri, torno sulla volta successiva, mi trovo dei chiodi martellati e una fissa che parte a sinistra, e non capivo. Ma di Coitus interrotto. Su Coitus interrotto, sì. E da là, lì è una storia lunga, ma comunque lui nell'inverno, io andavo a allenarmi da Renzo Vettori, che aveva a Rovereto, c'era la prima palestra artificiale in casa sua, e andavo a allenarmi a casa sua, e lui mi aveva parlato in tempi non sospetti, che non pensavo nemmeno di andare in Marmolada, che aveva i suoi progetti, che aveva l'intenzione di aprire una via lì, così cosa. Quando ha visto che ero io che avevo iniziato una via sul suo tracciato, mi ha detto, questo vuole fregarmi la via, no? È andato su e mi ha tagliato il percorso che poi è diventato il Minotauro, la via del Minotauro, e dopo ci siamo chiariti, perché io ho detto, guarda, io sono partito, ho visto che era libero, ho chiesto a Maurizio se non mi ricordavo di quello che mi avevi detto, non l'ho mai fatto, e di andare a rompere le scatole ad altri. E dopo mi sono arenato, mi sono andato su, mi sono andato verso destra, mi sono avvicinato troppo a Specchio di Sara, che ancora non l'avevo fatta. Già mi sentivo un po' più fiato sul collo, capito, di essere il primo trappo di Marmolada. Perciò ho detto, vabbè, sono arrivato a un punto, non c'erano più prese. Di avvicinarmi a Specchio ho lasciato perdere, e sono sceso, e è nato il nome della via, e questo nel 94. Poi nel frattempo, poi gli anni sono andati avanti, io ero amico di Roberto Vigiani, siamo conosciuti alle gare, e poi dopo anche lui ha aperto qualcosa lui sulle Apuane, poi abbiamo aperto delle cose assieme, abbiamo aperto Hotel Supramonte. E era anche il periodo che sempre il discorso che volevamo fare anche delle cose proprio anche per portare avanti il nostro discorso. Sì. E su idea di Roberto, che aveva fatto i corsi guide in quel periodo là, col Trentino aveva fatto i corsi guide, mi ha detto, guarda, secondo me lì sulla Punta Penia c'è un corridoio che si presta per roccia bella, compatta, libero, per aprire una via, e nel 98 poi... Sono andato a verificare quello che mi aveva detto, ho detto sì, e nel 98 l'abbiamo aperta. E quella ha fatto tanto clamore, no? Certo. Ma quella è la prima via che arrivava in cima con il trapano, sì. Clamore, ma comunque sì, non clamore, neanche negativo, secondo me, era comunque una bella notizia, è stata. Sì. Beh sì, cioè, non era andata... No, poi c'erano le foto di Andrea Gallo, abbiamo avuto un servizio fotografico che ha fatto di un certo livello, c'era il tiro da ungere. Sì. Abbiamo dato i nomi. No, anche perché Andrea aveva anche fatto tutta una bella, cioè anche a livello mediatico avevate lavorato bene. Più sì, Andrea sì. Che loro, secondo me, no? Per via delle foto, perché era lui che aveva descritto. Andrea ci conoscevamo ai tempi delle gare, Andrea. Poi da scalatore è diventato fotografo, editore, bravissimo, professionista, eccetera. Ma poi sapeva anche scrivere bene le cose. Cioè, secondo me, ha descritto bene la via che è diventata... Allora, diciamo che con Andrea avevamo anche, da arrampicatori sportivi, c'era stato anche
competizione anche un po'. Beh, cioè, con tutti, è un grande amico con tutti. Ai tempi che c'è l'antagonismo tra climber, certo, dell'Ovest e climber dell'Est. Ciao, buonanotte. Loro avevano il dominio delle pubblicazioni, perché tutte le riviste, c'era sempre stato un po' così. Certo, certo. Poi dopo nel 90, quando mi ha fatto Tel Supramonte, era venuto a farci le foto, perché lui era molto in contatto con Roberto, è venuto a farci le foto, e secondo me lì ha conosciuto un mondo nuovo. Sì, aveva scritto anche di Hotel Supramonte, aveva fatto le foto di te. Aveva descritto lo stile anche meglio di te, secondo me, cioè lui aveva fatto un po' da fotografo, sì, giornalista. Sì, sicuro, sicuro. Perché io avevo iniziato a scalare un po' da lì e da lui si capiva. Sì, lui ci ha dato credito e ci ha dato anche una mano. E da lì, dopo dall'Archivigiani, ho detto, gli abbiamo proposto di se era disposto da venire a farci le foto, e ha fatto le cose in grande, perché all'epoca non c'erano i droni. Ci aveva fatto le foto nel giorno della Rotpunk, della Seiten Rotpunk. Il giorno della Rotpunk. Ah, era il giorno proprio della Rotpunk. Sì, quel giorno lì. Ci ha fatto le foto dalla ferrata col teleobiettivo, intanto che si levavamo in rotta. Sì. Poi abbiamo dormito la sera in cima al bivacco di Punta Penia. Il giorno dopo siamo scesi in doppia e lui aveva prenotato l'elicottero, che l'ha prelevato in cima, e è venuto a fare le foto con l'elicottero. Insomma, fatto, sì. Non era facile come adesso, che prendi un drone da 500 euro e fai il lavoretto. Una cosa, ha investito, però... Sì, no, ma lui è molto bravo. Era venuto. Sì. Ma voi due siete mai andati a provarla? Non mi ricordo. No, io no. È una via che non ha avuto tutta sta fortuna. Cioè, se pensi, diciamo, al... Comunque c'è stato abbastanza clamore mediatico, perché in quegli anni lì se ne parlava, e poi è caduto un po' nel dimenticatoio alla fine. Cioè, ha avuto due ripetizioni, no? Ma no, c'era due o tre. Allora, la prima ripetizione è stata di Mario Prino con Bruno Pederiva. E poi quella di Bubu. Poi Bubu l'aveva fatta insieme a Gianni Levarden, l'aveva fatta Bubu. Sempre quegli anni lì, comunque. Sì, quegli anni lì. E poi fino a due anni fa, basta. Io ho sempre spinto per on-site. E all'epoca c'era Stefan Glovac che era interessato, anche altri l'avevo proprio detto, è una bella salita, adesso quel livello. E poi l'hanno fatta poi l'anno scorso, due anni fa. Sì. Che l'hanno anche un po' snobbata, un po' da francesi tipici, Leo Billon e Enzo Oddo. Una via mediocre che fatta sono vista, cambiati i tempi. Sì, così, che non rispetta le aspettative, così, vabbè, contenti loro. Secondo me hanno fatto una grande prestazione a farlo on-site, perché era la prima on-site, e l'hanno così snobbata, va bene, contenti loro, contenti tutti, insomma. E poi, dopo, chiaro, è andata nel dimenticatoio, anche perché comunque ci saranno gli speed. Però se guardi c'è un obbligatorio costante, Oddo poi insomma, comunque vuole, uno che in Falesia ha fatto il 9A, non è che... Sì, ci vuole un certo livello, non è perché comunque, come dico sempre, è cresciuto in modo esponenziale la parte fisica, ma la parte psicologica dell'alpinismo è cresciuto. Quello che dicevamo prima. Sì, anche se ci sono gli speed, però c'è il 7B costante obbligatorio, e con qualche bel run out, anche sulle vie che avete aperto, che quando c'è un po' di esposizione, che lo sai anche te, che non si ungono. No. Sì, ma poi ormai va sempre di più a mode, cioè quando apri una via è facile che venga aperta subito dopo che la apre, quando se ne sente parlare, gente si dimentica. Sulle nostre ero io che prendevo il barattolo di zucchero per mettere dentro il taccuino, e sono sempre state spese inutili, perché il taccuino è lì. Eravamo contenti, ogni volta mettevamo all'ultimo, alla fine l'hai firmato solo te il taccuino. Sei l'unico che andava in fine. Facevamo prima a dircelo al telefono. Senti, io metto le merendine, mi ringraziano delle merendine che trovano. Senti, e dopo tu Maurizio non avevi, adesso ormai stiamo passando al 2000, giusto? Questo millennio. Ce ne sono tante anche prima di salite che hanno avuto la loro parte di storia, diciamo. Alcune sono diventate abbastanza conosciute, ma non sono ancora ripetute. Nel 95 avevamo fatto Fantasia. Che tu sei stato. L'avevo provata con Alessandro Bau. Sì, ma non l'avevamo finita. Di quella si potrebbe anche parlarne, secondo me merita. Perché diciamo che
si parla tanto della famosa pesce, però tante sono state un po' dimenticate ed è un peccato perché sono lì di fianco. Se è bella il pesce, sono belle anche le altre, anzi potrebbero anche essere più belle. E quindi dimenticate anche perché il pesce possono andare a ripeterlo un po' di gente. Sì, ma fantasia, sì, però anche diciamo te dici a uno che hai fatto il pesce, quindi ti dici: ah, oh, il pesce, madonna, c'è tanta roba figata. Sì, no, vabbè, se dici che hai fatto fortuna, sì. A parte il fatto che c'è, cioè, già come grado è un grado più basso, quindi pesce almeno va a fare una via un po' protetta così e fai 7B più. Ah, fortuna 6C più rischi di spaccarti le caviglie, ma chi cacchio te lo fa fare? Sì, la gente un po' ragiona anche così, è un mito che è cresciuto, che rispecchia a livello qualitativo, però attualmente trovi delle relazioni dettagliatissime e con l'attrezzatura attuale l'ingaggio è relativo, insomma devi scalare bene, è chiaro, puoi gestire quei gradi là, però sai mettere il freno come si deve. Io ti dico, quando l'ho fatta ero sempre tranquillo e sul pesce, dici? Sì, e infatti tu avevi detto che, pensando alle mie vie con gli speed, ho detto: madonna, sì, l'avevi detto, mi cago di più andare a liberare mia via che andare a fare il pesce. Se sai, chiaramente è un'arte proteggersi, però con il materiale attuale, se sei un po' furbo la fai da furbo, cioè ti metti i tuoi frame bene, il materiale giusto, e che ero sempre tranquillo, che sapevo che fai giù il salto ma ti fermi. Ecco, insomma, sì. Riesci sempre a rinforzare le soste e vi dice, fantasia altro livello, però psicologico, sì, il pesce lo fa riscaldamento per fare fantasia, sì, no, infatti è proprio altro livello di tutto, ma è un altro livello, però non è che quel livello lì non ci sia oggi, cioè se guardiamo chi è che è andato a provare a ripetere, solo te? Solo noi abbiamo provato a ripetere la fantasia. Ah, sì? Sì, è proprio un gran successo, un gran clamore ha avuto con me. 95 2015 sono 20. Quasi 30 anni che è lì la via. Sì, beh, per il trentennale devi andare a finire. Poi tu l'avevi dichiarato che saresti tornato. Ma dovevamo ben tornare, poi tra una roba e l'altra non si è più passato nell'altra. Cioè, c'è stato un po'. Erano arrivati quasi in cima, sono stati anche sfortunati. Ci mancavano ancora 6 tiri, di cui ancora 3 duri, e abbiamo beccato il temporale, siamo dovuti scendere, quindi. Da un lato magari ti passa un po' la voglia di rifare tutto, però la motivazione c'era di tornare, semplicemente poi con Ale non siamo più riusciti a combinare, poi è passato il tempo, poi queste robe vanno un po' così. Però complessivamente ti domandi perché non ci sia più di una persona che tipo Auer, Mussatò, così non hanno pensato. Auer sarebbe andato di sicuro, aveva ripetuto anche Andromeda, aveva ripetuto anche colpo di coda. Ecco, cioè, valuta il nome. No, infatti, mi sorprende che perché lui era uno anche che ma lui sarebbe andato, solo che non è che può fare tutto, cioè non ha potuto fare tutto. Certo, probabilmente l'avrebbe fatta. Però devi comunque alzare di brutto la soglia del rischio, quello è il discorso che adesso non tutti se lo... Ma lui non si rende conto che in quegli anni là, dall'85 quegli anni là, lui non si rende conto, lo dà per scontato, però il livello mentale era molto... la gestione che aveva, la tranquillità che aveva di... Anche Vettori questo, no? Poi... Sì, anche Vettori un altro che aveva quello sullo stomaco di brutto. Un modo un po' diverso di scalare. La progressione del livello mentale sicuramente non è stata. No, dico Vettore perché io so che non c'entra con la marmolada, però lui, essendo un po', lui andò a provare a ripetere con un secondo di cordata, che era in pratica solo un assistente, la via dei norvegesi alla Torre di Trango l'anno dopo. Ah sì, con Oscar Piazza. Con Oscar Piazza. Questa cosa qua rimase, perché divenne famoso che ci provarono Gullich, Albert, insomma, che poi... No, ma Renzo Vettori è uno che... Renzo Vettori è nell'85 da solo con... Piazza andò a ripetere e peraltro si fermò. Sì, arrivò a metà, mi sembra. No, due terzi, perché poi c'era un tratto di placca liscia dove i norvegesi erano passati, essendo ghiacciato, mentre loro non avevano niente, era tornato dietro, e lui aveva trovato i resti di fine doset. Sì, aveva trovato i resti morti, ma lui non aveva detto niente a nessuno, cioè questa cosa qua non era
stata... Ma non è mai stato uno. No, lui era molto no, e questo mi ha dato l'idea di uno che da solo va uno a che fare faceva, questa via del genere, che... vuol dire che... No, beh, a livello di palle quadrate era anche un bel campioncino anche lui, sì, vabbè, mezzo pazzo, mi dicono Marmolada ne ha aperte diverse vie, sì, insomma, anche lui 7-8 vie le ha aperte, ma il paracadutista è suo? No, quello di Maffei. Maffei, okay. Leone, Maffei, Leone e Frizzera, la compagnia che dove Auer ha fatto la libera, una delle ultime salite che aveva fatto, sì. Fantasia è un po' il tuo, la tua gemma più preziosa? Ma in Marmolada sì, e non solo, insomma, diciamo che è la via più bella che ho aperto in assoluto. Sì, beh, se lo dice lui cioè una roccia, poi non è che io non sono come lui che andava a liberarle le vie, io l'aprivo, se facevo qualche passaggio di artificiale lo dichiaravo, ma rimaneva lì. Non sono mai tornato su nessuna via a provare la libera dove avevo magari fatto qualche passaggio artificiale. Avevo talmente tante cose in testa che piuttosto che andare a ripetere un'altra via che avevo appena fatto, andavo a cercarne un'altra nuova da qualche parte. Per te, una spedizione. Un io non ho mai avuto la mentalità sportiva, puramente sportiva, mentre lui sì, ovviamente. L'obiettivo suo era non solo aprire, ma soprattutto poi liberare. Questo anche te. Sì. Cioè, se apro una via sulle Alpi, sì. Cioè, comunque lo stile d'apertura... Sì, certo. Dove c'è un io sono cresciuto permette, con insomma. Lo stile tu. Cioè, sì. Comunque... ma io sono una generazione prima, quindi... No, allora, io sono cresciuto... Cioè, con lo stile tuo... fuori dalle Alpi. L'edizione la vedo come lui. Non lo so, no, sulla allora, Patagonia, così. Però per le vie sulle Alpi io l'ho sempre vista, Matteo, se, con lo stile tuo. Una parete di 1000 metri. Cioè, Se in Patagonia o in Pakistan, dove prendi, o a Baffin, che sai che devi salire, dopo se c'è il sole puoi scalare in libera, ben venga. Io in Patagonia ho scalato, il mio sogno era scalare un giorno in maglietta a vista e sono riuscito a fare anche del 7B, hai capito? Però un giorno, una mezza giornata, due ore, cartarola, dove vai? E se no ti metti i scarponi, 5 strati e vai su. E tiri quello che c'è da tirare. È un ritorno all'alpinismo storico, tradizionale, cioè è la cima che conta, ma quando sei, c'è una parete di 1000 metri e c'è un sole della Madonna e stai in mutande, cazzarola, cosa fai? Scali in libera? Sì. O no? Sì. Questo, no, perché in Venezuela ho aperto una via di 700 metri, ma aspettavo l'ombra e scalavo come un grande, che vai su un artificiale. Cioè, la nostra generazione, penso, veniamo comunque, io l'ho vissuta in prima, per l'arrampicata sportiva, però a me dà gusto salire in libera, ma quando ho iniziato, prima che i primi anni che andavo sui colodri, mi allenavo, andavo alla vela di Trento, che c'è un traverso col giubbetto di 10 kg perché volevo andare a fare la Katia in libera nella via dei colodri, che c'era un tratto in artificiale che non riuscivo a passare e non avevo ancora fatto nessun tiro nella pista sportiva, perciò con la mente della pista sportiva era lampante il discorso per me, che per, mi dà soddisfazione se lì con i miei mezzi, se no ma non volevo il concetto è comunque lo stesso, cioè non è che aprivamo in artificiale Tu tentavi di andare in libera il più possibile, ma certo. Io andavo in libera fino al mio livello. Il mio livello è sempre stato quello, non è mai stato un livello stratosferico. Il mio livello tu era 7A, 7B. Tu però riuscivo ad andare slegato o riuscivo ad aprire su quelle difficoltà lì? Di più di così, no? I capelli grigi, ma giusto per far capire, e vediamo se io ho capito bene, il problema grosso delle tue vie, di quello anche credo di Vettori, stesso stile, che comunque voi se mettevate l'artificiale era magari il cliff e tu ripartivi da lì. Il mio concetto, diciamo, di apertura era, cioè bisogna far spiegare alla gente che partire da un cliff magari si faceva 10 metri da un cliff all'altro, sì, magari. Esatto, e dopo ripartivano in libera con l'ultima, esatto, no, ma per far capire io questo l'avevo capito. Ti ho fatto l'esempio perché sono etiche e tutte ci stanno, perché ognuno ha la propria etica e deve essere rispettata al 100%. Certo. Finché non si mette mano all'etica degli altri e la si vuole cambiare, ognuno è libero di fare la propria scelta di come aprire, di come ripetere, e va benissimo. Io avevo la mia che mi ero scelto nel corso degli anni, ho detto, ma per me la massima soddisfazione la ottengo se riesco a salire
il più possibile senza aiuti. Questa era un po' l'etica di base, diciamo. Sì, ma era storicamente era aiuti quella. Psicologici era, o fisici, cioè non è che io facevo differenza fra un chiodo, un cliff, ecco, un cordino nella clessidra. Per me era riuscire a salire quel tipo di parete utilizzando meno mezzi possibili, di qualsiasi tipo fossero. Perché l'aiuto di un chiodo, anche solo per protezione, è comunque un chiodo che mi aiuta ad andare avanti, è comunque artificiale dal mio punto di vista. Se riesco a non usarlo, meglio. Se invece non ho la capacità o il livello sufficiente, lo uso e mi faccio aiutare. È un compromesso. È un compromesso al massimo livello che sarei capace di utilizzare. Precisiamo che partire da un cliff e partire da un chiodo non è la stessa cosa. No, però, per uno, soprattutto per un ripetitore. Beh sì, però cioè, per quello che alla fine non c'è la coda su se tu stai scalando sul tuo livello è la stessa cosa, perché se sei no, discorso perché vabbè, secondo te l'accetto, un conto è cioè questo è proprio lo spingere al massimo in apertura, cioè lo spingere al massimo la difficoltà e il tuo limite in apertura. Il mio obiettivo era quello, cercavo di salire, ma in spedizione era uguale. Se io riuscivo, non sono mai partito in spedizione con il bagaglio a mano che riuscivo a portare in aeroporto, 25 kg, perché partire con un grande equipaggiamento mi demotivava, mi toglieva l'ambizione, la soddisfazione di dire riesco a salire con meno mezzi possibili. È sempre stato così, è uguale anche in parete, se riuscivo a mettere 10 chiodi invece di 100, anche se, cioè non parlando di artificiale, perché per me comunque un chiodo messo è comunque un pezzo di artificiale, perché mi aiutava ad andare avanti. Non metterlo vuol dire non essere riuscito ad andare su, e questa era un'etica un po' rigida, un po' severa, che però ho sempre cercato di seguirla. Se poi dovevo mettere un cliff per appendermi perché non era capace di andare oltre, ok, mettevo il cliff, lo dichiaravo, e quello è un passaggio artificiale. Eppure è invecchiato. Sì, ma non sono... forse però sì, perché sono sempre riuscito a rimanere... All'interno del mio reale livello. Della tua bolla, ma tu avevi una bolla che ti aveva paura, era nella sua bolla in quegli anni là, ma non si rende conto. No, io riesco a rendermene conto qua. Il fatto che comunque, non si renda ancora conto è abbastanza grave. Non abbiamo parlato venendo in qua, ho capito che non si rende conto. Ancora. No, invece il discorso di una via come Fantasia o di altre di quel livello là suo o di quello stile là, che adesso non si trova ripetizioni, è sicuramente calato forse quella componente di morale, non è forse a quei livelli là, ma poi secondo me è proprio l'approccio che è cambiato, cioè adesso lui se va a provare, quando è andato a provare quella via là, comunque parte, va in Marmolada e parte con l'idea di andare in libera, secondo me. E a me, io mi medesimo, se io vado su una via e parto con l'idea di andare in libera, se poi devo scendere a compromessi artificiali, per me bisogna anche essere capaci, devi essere capaci, parto con l'idea di andare libero, però se poi devo andare in artificiale se sei capace, se c'è l'attrezzatura adeguata e se ti rimane la motivazione anche se cerchi quel peggio tipo che di giovani scala, adesso quei rari che vanno si approcciano certe vie vanno con l'idea di salire in libera, non di arrivare in cima. Sì, sì. È quello che forse un attimino io nel percorso che ho fatto dall'Archivigiani a Alexanna, che sono nel frattempo degli anni ho ripreso ad approcciarmi alla montagna, per me mi ha dato una svolta importante un meeting in Galles che ho fatto con il meeting tra del BMC, okay. Quel ritornare a proteggermi in modo tradizionale, e ho voluto rimettermi in gioco su una stessa parete, una in modo sistematico gli speed e una usando gli speed sulla mano e che è stato Alexander, che è Alexander, arrivato nell'anno, in che anno? L'ho aperta nel 2007, nel 2008, il 2009 ero in Pakistan, perciò mi ha sballato tutta la preparazione e l'ho fatta poi, l'ho ripetuta in libera nel 2010, che l'unica ripetizione buona è quella di Matteo.
E lì buona, perché altri ci hanno provato alcuni, però buona nel senso che l'ha salita anche in libera, ha fatto in due giorni, ha fatto tutti i tiri, sì. Se l'ha fatti con Jackie, no? Con Jackie ha fatto addirittura 2012, ha fatto un bel numero, insomma, perché la resistenza sua di testa e di braccia infinita, sì, sono duri, 7B più in alto, mi ricordo un 7B più duro, cavolo, cioè l'8A più duro da confermare, insomma. E poi uno pensava, poi io pensavo, è andata, è fatta. Invece 7C dopo, veramente duro di placca, che già l'avevo trovato difficile. E poi anche un 7B più dopo con un traverso. Ma infatti lui mi aveva detto, difficile. Lui mi aveva detto, ma secondo me sei confuso. No, perché lui era come 8A più adesso. Yes! È andato. Mia l'ha fatto bella anche a livello la roccia bella parte da lì in poi, cioè comunque la marmolata è una parete che se tu cerchi qualcosa, un'esperienza, un segno quando vai a fare una via, cioè vedi. Queste vie te lo lasciano, cioè non è la via che ripeti, e io penso tutte le vie in marmolata anche a distanza di 10 anni, di 15 anni me le ricordo. Non è la via che va, cioè per senza nulla togliere, ho fatto delle vie magari in tre cime, mi viene in mente Alpen Libio Phantom, non voglio togliere nulla a ste vie, però mi ricordo poco o nulla di ste salite, invece di Alexandra mi ricordo bene, di quando ho provato, di Fortuna, madonna me lo ricordo star bene, del tentativo di Fantasia, ti lasciano dentro qualcosa, cioè se uno cerca l'esperienza è garantito, ma è una componente di cose, la qualità della pietra, l'ambiente solare, quantomeno l'ambiente aperto. Comunque adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, sono pochi, però nomi di fuori classe che magari non sono giovanissimi, ma neanche così capaci di ripetere queste vie, cioè mi viene in mente Favaresse e compagni, come mai non vanno sulla marmolada, perché sono in spedizione in quel periodo, perché non è che sono anni che me lo chiedo. Cioè, ormai ce n'è tanta di gente che, cioè ci sono, sì, sono 100, no, che vanno anche, non gente che, cioè gente fuori a ripeterlo, ad aprire, no, a ripetere, cioè a ripetere. Un po' di gente che va a ripetere, adesso c'è, ci sono tutti, dai, gli stili, ci sono gli stili, beh, no, se mi dice che la sua non è solo andata, cioè perché ho un Favaresse della situazione, ma sarebbe, secondo me, un po' l'altro, come si chiama il tuo Sibe? Sì, beh, è andato a ripetere delle vie quando è venuto lì. Adesso non mi ricordo più che vie aveva ripetuto. Forse... Ah, già, no, è vero, perché prima di andare in Benden era andato a ripetere. Su... Sì, forse Andromeda era andato a ripetere. Sì, è andato su Andromeda, che poi era andato su Infinigest. È vero, veniva da Andromeda. No, no, è vero, lui sì. Cioè, comunque c'è una ventina di scalatori di nome. Ma sotto i 30 anni che fanno, è un po' fuori moda, ma non è che magari tutti hanno fatto il pesce, il pesce quello, no, ma non è che semplicemente la sua via non si sa che esista, perché secondo me sì, tanta gente forte non la conosce, perché comunque del resto se non la ripetono non la possono conoscere, ma anche la tua secondo me. Allora, cioè, cosa che abbiamo parlato venendo in qua, anni 80, anni 90, c'era una rivista, due riviste, duravano un mese, ce l'avevi lì. Lì, secondo me questo a fianco del bagno ce l'avevi lì, sì, e tutti sapevano tutto. E durava un mese quantomeno quella notizia lì, ok? Sì. E quello era le notizie che c'erano. Adesso tu puoi andare a fare il pesce in mutande scalzo, hai capito? Oggi, domani c'è su Instagram, dopo domani c'è su Prime Mountain, quanto dura? Subito dopo ne fanno un'altra, è già tutto dimenticato, non c'è memoria storica. Cioè io non sono convinto che manchino, sono convinto che in realtà, cioè quanti al mondo non comunichiamo abbastanza, no, è che si è persa, secondo me Fantasia, Fortuna, ma la stessa Alexandra non la conosce nessuno tra quei 20 e 30 europei fortissimi anche a livello mentale, che andrebbero anche ma non la conosco. Ah, sì. Ma insomma, questo dico io. Ci sono i libri, le guide, cioè è vero che, no, che adesso si guarda solo Instagram. Allora si perdono queste cose qua, è un peccato, però vabbè. Io mi ricordo, cioè, il mio approccio, ma penso sicuramente anche quello di Rolando, quando negli anni 80-90 che sentivi è stata aperta una via, eri curioso di andare a vederla. Sì. Cioè io il pesce ne sentivo parlare da Igor,
d'inverno non era ancora stata ripetuta, sono andato a guardarmela, sono andato a provarla. Le ripetizioni le avevo fatte quasi tutte, quelle classiche storiche della marmolada, e mi veniva automatico di andare a farla una via se mi sembrava interessante. L'andavo a fare da solo, l'andavo a fare d'inverno, cercavo di esplorare quello che veniva appena aperto. Sì, ma adesso aperto... dopo 30 anni, perché non c'è qualcuno come me o come lui che è così curioso? Questo mi domando, perché non vanno a cercare le vie belle della marmolada? Perché non è che bisogna inventarsele, ci sono tanti libri a prima guida. Il pesce è bello, ormai è conosciuto in tutto il mondo. Ok, se è bello il pesce, di sarà fianco al pesce, fianco al pesce ci sono 10 vie molto più belle, o no? Sono state aperte dopo, non sono più brutte, possono essere, perché a nessuno viene la curiosità che avevo io o che aveva lui per andarle a vedere? Questo mi domando, solo questo, e non ho una risposta. Beh, poi il trend così. Appena aperte, ma nel senso anche a distanza di qualche anno, non è che dopo una settimana te le dimenticavi, cioè il pesce si è andato a ripeterla dopo qualche anno. Dopo tre anni. Esatto. Adesso dopo una settimana uno, come diceva anche Rolando, si dimentica già. Comunque in realtà c'è, cioè, qualcuno che va a metterci le mani, c'è, cioè, a me viene in mente della realtà un po' locale forte, mi viene in mente Bobo, Ale Zeni, sì, Sara Voscani, sì, Omar Genuin, sì, però appunto persone più legate al territorio localmente, più difficile... sentire il Sibevanè che viene da questo viene apposta, cioè i fortissimi che ce ne sono alcuni veramente stratosferici, peraltro in aggiunta oltre alle vie sono meno conosciuti loro, perché io perché un sacco di nomi fortissimi in realtà adesso non si conoscono più, perché diciamo che le riviste ormai non è che vendono più molto, o forse sono addirittura morte, non ce n'è. Nella carrellata di news ti sfugge anche che c'è il belga o l'inglese o l'australiano che ha ripetuto, ti sfugge, no? Mentre sì, sì. 10 anni fa inizia a dire, osti, chi è questo qua? No? È troppo veloce, è troppo veloce. E magari lo scopri, su Instagram, perché va di molto, lo scopri su Instagram e magari scopri che uno da... 3.000-3.500 folle, poi vedere il curriculum, Falese fa il 9A, di via ripetuto il Nose, piuttosto che dici, Orco Giuda, in realtà è sconosciuto e probabilmente non sappiamo niente di lui a livello popolare, e lui tantomeno forse non sa neanche che esiste la Sud della Marmolata, perché viene anche questo dubbio. Ma c'è tanto underground, c'è tanto, quello sicuro. Bene. Che possiamo dire? Dopo Alexandra, tocca... voi state aprendo. Apriamo, sì. No, una curiosità. Le vie di Mussa. La via più bella che ho salito nella mia vita marmoladesca. Vediamo se la indovinate. Le vie più belle. 198 alzo le mani. Che hai ripetuto? La mia più grande soddisfazione. Le mie più grandi soddisfazioni marmolada. Che tipo di scalata sono? Ah, Meteora. Ecco, guarda, ci si avvicina. Sì, praticamente è quello un po' il... Meteora, perché ha aperto Free Solo a vista. Quel modo di scalare è stato quello che mi ha dato il massimo orgoglio personale, diciamo, di aver fatto una cosa che mi ha gratificato al massimo possibile. Vabbè, partire da solo. Riuscire ad avere una parete vergine, una via individuare una linea, dico, vado a provarla. Quindi lo ripetiamo bene, che magari però è sfuggito nella cosa. Però non era Meteora, secondo me, la via che in mente Quella dedicata a mio papà, che era sul Pilastro Sergio, ma se la cercate sulla guida la trovate. Comunque è aperto la via. È una via... Ero scordato di Meteora perché... l'avevano messa come notizia, comunque non ho fatto molte in Free Solo in apertura. Sì, non è Free Solo, Free Solo in apertura. Uno stile che... ma guarda che è uno stile ma... cioè non capisco quasi, ma meglio abbandonare in fretta. Ma guarda che la difficoltà non è alta. Beh, ma caspita, sì, ho capito, cioè, però... se sei al tuo livello, ma sei la mail, dagli le mail di Alexono, che lui le cerca queste cose, così non le trova. Però è una curiosità che potresti chiedere a Onal, perché non apre in apertura in Free Solo.
perché non apre, perché il massimo, sì. Allora vabbè, ho un po', il massimo sono un po' titubante a mettere, nel cervello di uno così anche un ulteriore passo avanti. No, perché io ho conosciuto sua mamma, se non è in grado di farlo lui, è in grado, beh, ma avrà fatto qualche però capisci che è una, allora sì, non ha mai spinto, diciamo, secondo te, questo non è la il massimo risultato che ti puoi ottenere in alpinismo. Ma siamo sicuri poi che non l'abbia fatto? No, non lo so. No, ci mancherebbe, io non metto la mano non sul fuoco. No, ma è chiaro, anzi, potrebbe, però mi domando perché, secondo me, ma penso che sia abbastanza ovvio, è il massimo che puoi fare in alpinismo. Cosa puoi fare di più? Che aprire una via nuova in free solo senza niente. Che anno era? Di più di così non puoi fare nulla. Perché non se ne parla? Perché Onno non ne parla? Beh, è il massimo che puoi fare in free solo. Beh, ma scusa, è il massimo che puoi fare in free solo. È il massimo che puoi fare. Certo, anche Onno non ha mai spinto più che altro su sta cosa. Perché no? In che senso? Nel senso, secondo me avrà anche aperto free solo. Tu hai fatto free ride. Non ha mai avuto l'obiettivo di aprire una l'ho ripetuto a free ride. È già abbastanza quello che ha fatto, credimi, è già abbastanza, non gli chiederei oltre, no, secondo me. Però è più difficile fare una free ride, poi la sud della Marmolada, una free ride preparandola come l'ha preparata lui, o è più difficile aprire una via simile, magari un po' più facile, in free solo? Vabbè, quello che potrebbe essere una bella domanda, perché l'incognita è un ostacolo veramente importante. Ah, sicuro. E tu la puoi eliminare con la preparazione, non per sminuire la tua prestazione, però io mi ricordo in quegli anni, in che anno l'hai fatta Meteoro? 85, in quegli anni là, cioè io mi guardavo lo score di un'estate sua, no? E lui da sotto diceva lì passo, lì vado, perché se guardi le vie aveva sviluppato talmente un'esperienza, una conoscenza di se stesso e della parete, che hai fatto una grande cosa notevole, ma avevi veramente feeling che era, perché insomma quell'anno lì hai fatto anche i tempi moderni slegato, era una roba l'ideale, cioè, aveva solo vista, aveva una settimana ad esempio che mi ricordo l'evento era agosto, e 85 deve essere stato. Quanti mesi hai passato? 3 mesi su? No, andavamo e tornavo, perché comunque lavoravo anche in quel periodo là, quindi comunque non però è che avevo però sì, la settimana di ferie nel mese di agosto la Rosanna aveva avuto un accesso ai denti, la mia compagna è rimasta a casa, io mi sono detto sono in ferie, devo fare qualcosa, e allora ho preso la macchina e sono andato da solo in Marmolada, sono andato su dal Nino che mi ha ospitato per una settimana, e lì per una settimana, siccome ero solo, sono andato su e giù dalla parete e avrei messo qualcosa nella minestra per avere l'accesso. Quanti via aprivi in una stagione in Marmolada, e quante ripetizioni facevi? Quante senti facevi? Sì, ma certe giornate facevamo una via, tornavamo giù e il giorno dopo ne facevamo un'altra. È per quello che ti dico che adesso immaginarmi quello che si faceva in quegli anni là, si fa anche fatica. Sì, cioè, io sono tornato sul Pesce a ripeterla poco tempo fa, dove passavo slegato di corsa, mi sono domandato, ma cioè, non ero io. E io stesso, che avendola fatta, dico, ma non potevo essere io, perché quel livello lì me lo sono comunque dimenticato. Gli anni passano e non riesci più ad avere quel feeling con l'arrampicata che hai sempre avuto, anche se adesso non sono molto lontano dalle difficoltà che facevo allora sportive, perché le difficoltà che facevo allora sportive le faccio anche adesso in falesia. È la parte mentale che è sparita, quella parte mentale lì, se non la mantieni nel tempo, la dimentichi, la perdi. Ecco perché l'unica risposta che mi do è perché certi arrampicatori più bravissimi che fanno dei gradi altissimi ma non ci vanno a mettere il naso su questo tipo di vie, è forse perché hanno perso quel feeling che ti arriva solo dal masticare quel tipo di arrampicata. Sì, nel caso di Arnold devo dire c'entra poco, magari off topic, però da non quando è andato a Taghia o altri mi hanno detto che l'hanno visto proprio partire spesso senza avere niente in mano e senza sapere neanche se davanti ci fosse una via, eccetera. Quindi non escluso che l'abbia fatto quelle cose, ma non gli metterei la pulce nell'orecchio. Dovrei evitare che cosa. Questo mi manca.
sarebbe bello se anche che l'allenamento mentale e l'allenamento psicologico deve andare avanti allo stesso passo. La nostra generazione, la sua in particolar modo, anche se abbiamo 6 anni di differenza, non è che ne abbiamo 100 tra me e lui, e crescevi con quell'abitudine lì dello scalare sprotetto, comunque con l'ingaggio mentale, e quello adesso non c'è più, quello si è perso, o c'è la mosca bianca, capito? No, però prima era proprio tutti, era una cosa comune, dopo si è estremizzato, ma tutti è trasportato sulle vie. Cioè, se pensi, li fanno i boulder stralti e quelle robe lì, sì, i ragazzi, però poi non viene trasportato sulle vie, no, cioè perlomeno sicuramente in Italia no, un sacco mentre di gente ci sono fa delle cyborg allucinanti. Sì. Sì. Ma poi non è che si mettono a fare i run out così altrettanto allucinanti. Bene, io direi che possiamo salutarci qua. So che andreste avanti tanto. No, io voglio solo aggiungere una cosa. Della marmolada, che io l'ho vissuta in primis arrampicando, poi l'ho vissuta tanto sul versante nord facendo per anni freeride con la tavola, e in tempi recenti la sto riscoprendo col parapendio, perciò per me questo non dobbiamo mettere la polsi nell'orecchio, cioè invecchi e ti dai le cose pericolose. No, perché avevo fatto il brevetto l'anno scorso. No, ma l'ho letta di questa tua passione. Infatti inizia col base jump. No, infatti ti ho già scritto su Instagram. Torna in falena. Ho trovato il sistema per arrivare seduto a riguardarmi le pareti, a riguardarmi i chiodi, le soste, controllare se è tutto a posto. Perciò per me è un percorso la marmolada di vita. E tu, tra le tue vie, qual è che consigli? Quella più bella tra quelle che hai aperto? Fantasia. Allora, la più concentrato di roccia pazzesca, mix speed e anche educativo da metterti le tue protezioni, Invisibilis, aperta con Geremia Vergone, che secondo me che passa, incrocia specchio. Educativa e anche educativa, sì, per imparare a proteggerti, perché è roccia bella, ci sono delle protezioni che puoi mettere, devi saper mettere, però quando metti un freno non è che lo metti invisibile, è come fosse uno speed, voglio dire, quando metti la protezione ti dà la sicurezza, aveva già avuto parecchie ripetizioni e è lunga il giusto, non arriva in cima, arriva fino in change. Più bella quella di scaccia diavoli, è meno impegnativa e ha un grado più abbordabile, insomma arriva fino al 7C, scaccia diavoli, sfiora l'8B, insomma, cioè, allora stringiamo... Sì, okay, no, hai capito? La platea è invisibile, ecco, perfetto. Ma invisibile, se uno che vuole andare a divertirsi, che ha insomma già un discreto livello, però non... Ti diverti. Estremo, c'hai la roccia spettacolare, dall'inizio alla fine, le soste comode con due belli speed, qualche speed lungo i tiri dove proprio non puoi proteggerti altro. Sì, la roccia su quel muro lì è una cosa credere. Pazzesca. E quella consiglio e vedo, insomma, penso che diventerà, secondo me, la classica moderna, ecco. Bene. Se avrà un futuro, che è lì comunque dove c'è il progetto nuovo, vicino anche a Stepford Road Cross, insomma. sì, tutti, anche quella porzione di pareti, gli austriaci andrebbero citati oggi, insomma, in questa occasione, Louis Rieser, Knapp Rieser, sì. Per la salita, insomma, protratta negli anni, però insomma. Sì, è un modo, anche quella è un'etica rispettabilissima, una scelta di dire voglio salire con una mia concezione, un mio modo di progredire, che ovviamente eviti di avere compromessi e quindi cerchi di limitarti, e più limiti i compromessi più la salita diventa impegnativa, diventa difficile, è ovvio. Bene, grazie. Grazie a voi. So che continuerete anche a microfoni spenti, ma tanto avete il viaggio diritto. Bene, ciao a tutti. Allora.